No, 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 non è possibile. No, non si trova, il lavoro non si trova. Ma qual è il problema? Fammi capire. Guarda qua, guarda qua. Che lavori sono? Massaggiatore di modelle. Che lavoro è? Fantastico! Ma che fantastico! Dicono che sono tutte more, a me piacciono le bionde. Stai scherzando? No, e guarda questa. Custode di una villa nel bel mezzo di un'isola deserta per 5.000 euro al mese. È un lavoro fantastico, ti toccherà, che ne so, tagliare l'erba in giardino? No, è tutto automatizzato. Bisognerà nuotare nella piscina per evitare la formazione delle alghe. Quindi? Il problema è che a me la puzza del cloro mi fa schifo. Ed ecco la mia vita da disoccupato scritta in un diario economico. Incubi, incertezze e malumore, non lavorare ti trasforma in qualcosa che non vuoi essere e a lungo andare inizi a starti sulle palle. La mia giornata è piena di momenti vuoti, e scusate il gioco di parole. Al mattino sono apatico e cambio compulsivamente canale la TV, a volte mi dimentico di accenderla. Nel pomeriggio sono più attivo e in genere riesco perfino a lamentarmi su Facebook perché non ho un lavoro. Ma non tutti capiscono, anzi, non capisce nessuno. Alla sera mi addormento stanchissimo, anche se non so bene perché. Ogni tanto compro il giornale, solo per gli annunci ovviamente, e tutti i giorni mi tocca leggere frasi al limite del paradossale. Cercasi apprendista con esperienza. Fortunatamente ho imparato a decifrare piuttosto bene queste parole. Riesco a tradurre simultaneamente senza troppi problemi. Ti voglio bravo, preparato e qualificato, ma ti pago come se fossi l'ultimo degli stronzi. Ho provato a rubare. E sono arrivato al punto di chiedere l'elemosina. Ah, oh, pure io c'ho fame, l'una e mezza. Fammi andare a mangiare, va. È inutile, il paese intero ce l'ha con me. Non vogliono che trovi un lavoro. Forse è perché non sono bravo a fare niente, a parte scrivere su questo diario del cazzo. Aspetta. Ho detto che il diario, ecco la soluzione, e l'ho sempre avuta davanti agli occhi. La mia crisi ha venduto oltre 1 milione di copie e se avessi avuto un lavoro non avrei mai iniziato a scrivere un diario. Non sarei chi sono oggi. Non avrei un conto in banca così importante e non sarei in cerca di una segretaria personale. Anzi, tra poco un colloquio. Ecco il mio curriculum. Come le dicevo, ho 10 anni di esperienza nel settore. 10 anni di esperienza, notevole. Ma sa, io cerco un apprendista e quindi la paga sarebbe al minimo. Secca. Campagna per la sensibilizzazione anti-stronzaggine italiana. Se non sei ancora stronzo, è perché non puoi permettertelo.